Abbiamo voluto organizzare questo incontro su un tema importante come quello del caso Moro, dell'assassinio di Aldo Moro, per il quale ricorre il 40° anniversario, per tenere vivo l'interesse su questa tematica. Oggi l'incontro verterà soprattutto sulle conseguenze politiche dell'assassinio di Aldo Moro, oltre che su una ricostruzione ovviamente storica per quello che ci possono dire gli atti delle commissioni, le sentenze giudiziarie, eccetera, eccetera. Rimane il fatto che manca una verità storica su questo caso, c'è stata tanta dietrologia, tante versioni dei fatti e con i grandi esperti che abbiamo invitato oggi noi vogliamo ricostruire questo episodio, che è forse il più grave episodio di terrorismo che è avvenuto in Italia e che appunto ha determinato un terremoto nel contesto politico dell'epoca che si è poi riepercorso anche nei decenni successivi. Quindi è un'occasione importante di analisi culturale e politica degli eventi dell'epoca con il quale appunto noi vogliamo mettere a fuoco questa discussione importante. L'ultima commissione parlamentare d'inchiesta in 3 anni non è riuscita a concludere i propri lavori. La primavera di paura del 1978, quei 55 lunghissimi giorni che segnarono la crisi più difficile della storia della Repubblica. L'affare Moro è il grande mistero italiano. La discussione sul caso Moro, dopo tanti anni, rimane utilissima. Tanto ci sono state commissioni parlamentari, bibliografie lunghe, articolatissime, compresi i libri che oggi sono in discussione qui a Perugia, Miguel Gotor e Andrea Colombo, ma direi soprattutto perché alla luce di quello che è successo nei 40 anni successivi al rapimento e alla morte di Aldo Moro, si capisce quanto la vicenda Moro sia stato lo spartiacque della storia italiana del dopoguerra. Con la vicenda Moro si concluse la stagione construens, evolutiva della democrazia italiana, quella dello Stato sociale, delle riforme, e l'Italia piombò in una parabola discendente che ha avuto negli anni 80, gli anni del primo liberismo, l'epicentro e poi Tangentopoli e poi ancora, insomma, la crisi della politica, con l'eccezione breve dell'Ulivo, ma insomma la crisi di oggi forse si può leggere riguardando alcune delle lettere di Aldo Moro, prefiguranti, molto forti nell'immaginare e farci immaginare cosa stava succedendo nella democrazia italiana. Col sen di poi, forse quel dibattito trattativa sì, trattativa no, fu troppo angusto, non racchiudeva davvero la portata del caso Moro. Fu un eccesso su polarità dialettiche estreme che con una riflessione più ampia potevano essere portate a sintesi. La verità storica si è con gli anni sempre più allontanata, sepolta sotto una coltre di supposizioni. Ma come la lettera rubata di Edgar Allan Poe, la verità del caso Moro non potrebbe essere invece sotto gli occhi di tutti, solo se la si volesse cercare. È forse una tragedia politica italiana che affonda le sue radici nella guerra civile di sinistra degli anni 70, quella tra Partito Comunista e sinistra extraparlamentare? Siamo oggi qui a Perugia per riflettere sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e la crisi della democrazia, cioè qual è stato il rapporto che intercorre tra questa vicenda tragica di ormai 40 anni fa, il cosiddetto caso Moro, e le difficoltà, gli affanni, l'impoverimento delle forme della democrazia politica nel nostro paese. Certamente il sequestro e il rapimento di Moro costituiscono uno spartiacque tra un prima e un dopo, un evento decisivo che ha cambiato la storia della Repubblica italiana e divide in due la storia repubblicana, un periodo, il trentennio precedente al 78, di partecipazione politica e civile,
di un protagonismo dei partiti, per usare una formula di Scoppola, dello storico Scoppola, la cosiddetta Repubblica dei partiti, con un fascio di speranze, di attese che hanno accompagnato l'uscita dal fascismo, la ricostruzione, il boom economico. E gli anni, i decenni successivi sono invece anni di un maggiore ripiegamento economico, culturale, civile, sono anni di disincanto, di cinismo, di progressivo distacco dalla politica e di crisi dei partiti. In questo senso il sequestro e la morte di Moro proprio costituiscono il punto di cesura significativo di questo passaggio, di questo movimento. Moro poteva essere salvato. Le scelte compiute allora dall'arco costituzionale e non, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Comunista e dalle stesse Brigate Rosse furono dettate da una ragione di partito camuffata da ragione di Stato, oppure, nel caso dei terroristi, da ragioni cosiddette rivoluzionarie. Sul caso Moro sono stati scritti centinaia di libri, quasi tutti col taglio dell'investigatore dilettante. Così paradossalmente è rimasta fuori quella che era la sostanza di quella tragedia, che è stata una tragedia politica. Moro è stato rapito sulla base di analisi politiche, non importa quanto sbagliate, comunque politiche, e la reazione dello Stato è stata una reazione dettata dalla ragione politica. Ora, il fatto che si sia perso, diciamo, l'anima di quella tragedia, che è stata una tragedia, lo ripeto, politica, porta al fatto che non riusciamo più a creare nessun rapporto, a vedere nessun rapporto tra quello che è successo 40 anni fa e lo sviluppo successivo che ha preso il corso della democrazia italiana. Nel senso che in qualche mese fa il delitto Moro coincide con la fine della vera Prima Repubblica, o comunque del suo momento migliore, più espansivo, più vitale. Poi c'è stata una lunga fase di interregno e poi c'è stato il crollo della Prima Repubblica con quello che è seguito e quello che vediamo. Ora sarebbe interessante capire quanto delle radici del dopo risiedono in quella vicenda, ma per farlo bisogna restituire alla politica il suo posto, che è un posto centrale. Comporta anche chiedersi se ci si sarebbe potuti comportare diversamente, cioè quanto con uno sguardo storico, quindi con uno sguardo di lungo periodo, la fermezza sia stata giusta, abbia difeso la democrazia e quanto invece la fermezza sia stata un errore. A mio parere è stato un errore, comunque andrebbe rimessa in discussione tutto. Purtroppo la tendenza a cercare misteri piccoli o grandi, trame, complotti, finisce per confondere più di quanto non chiarisca. Di sicuro ne uscirono sconfitti lo Stato e coloro che l'avevano colpito al cuore. Per la sinistra italiana, come per la Prima Repubblica, l'inizio della fine. Per comprendere questa vicenda è molto importante analizzare in modo autonomo il sequestro e l'assassinio, perché sono due cose diverse. Se le Brigate Rosse avessero voluto uccidere Moro e basta, lo avrebbero fatto naturalmente il 16 marzo, quando uccisero anche i 5 uomini della scorta. Così non è stato. Ed è tutto evidente che volevano rapirlo per interrogarlo, e quindi questa vicenda è una vicenda che ha interessato l'Italia di allora, ma anche i principali servizi, le principali polizie antiterrorismi del mondo, perché non è stato soltanto un semplice sequestro di persona, ma data la qualità del personaggio, del sequestrato, ha assunto anche un aspetto spionistico, informativo, di raccolta di informazioni sensibili che riguardavano la sicurezza dell'Italia e anche la dimensione atlantica, internazionale, europea del nostro paese, in una doppia direzione, quella dei rapporti est-ovest condizionati dalla Guerra Fredda, ma anche quella non meno importante dei rapporti tra il nord e il sud d'Europa sul fronte mediterraneo e medio orientale.
questo intreccio di una doppia dimensione, la dimensione del sequestro di persona e una dimensione spionistica informativa, è a mio parere una delle ragioni per la quale questa vicenda ha assunto un rilievo internazionale e spiega anche poi la fine tragica di Moro e l'importanza che essa ha assunta nella storia della Repubblica. L'ex presidente Saragat, intervistato il 9 maggio del 78 da un giornalista, disse che con la morte di Moro non solo moriva uno degli uomini politici più generosi che la Repubblica aveva avuto, ma accanto al suo cadavere c'era anche il cadavere della Prima Repubblica. Questa riflessione di Saragat a botta calda il 9 maggio del 78, a distanza di 40 anni, mantiene tutta la sua attualità. 40 anni dopo l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e dello sterminio della sua scorta, è necessario ancora parlarne, discuterne. Evitare fantasiose ricostruzioni è necessario, perché è stata una vicenda politica a tutto tondo, che ha visto più protagonisti, lo Stato e le Brigate Rosse, i servizi internazionali, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista. È stata una sconfitta dello Stato Democratico e del Movimento Operaio. Ha vinto il fronte della fermezza, cioè della non trattativa con le Brigate Rosse, e allo stesso tempo è stata anche una sconfitta invece di chi pensava che era necessario salvare la vita di Moro per salvare la democrazia e l'ipotesi politica, che avrebbe riaperto la possibilità di una democrazia progressiva. Questo non è stato, per più volontà, per la ragione di Stato e per la ragione di partito. La ragione di Stato perché alla fine l'ipotesi di Moro che apriva al Partito Comunista era ferocemente contrastata dentro la Democrazia Cristiana, perché il Partito Comunista doveva dimostrare che la lotta armata non aveva possibilità di successo e pertanto doveva dimostrare che era impossibile che conquistasse le avanguardie operaie di fabbrica. Oggi quel fatto drammatico ha segnato l'inizio del declino della democrazia nel nostro paese. Pertanto è necessario discuterne, affrontarlo, capire il ruolo e la funzione dello Stato democratico per rivitalizzare la democrazia stessa.